Categoria allieve, Iannarelli in prima posizione, batteria di qualificazione, 10 posti disponibili. Campana a 23, la sentiranno suonare al prossimo passaggio. Al comando la Giorgia Iannarelli, la polisportiva Giannusco. La 176 412. Vedete come la questione cambia categoria ragazzi alla categoria allievi, sanno gestire, hanno capito che vanno gestite le prime volate, anche perché poi andiamo quasi alla distanza doppia, quindi vedete sono delle progressioni e non dei lanci massimali della velocità. I due atlete di Siena vanno a fare il primo e il secondo. 42-207. Meu e Minghi. Meucci Minghi. E la De Rosa. Ora la Battiato con la Castorina, Battiato, Castorina, le due atlete di Diavoli Rossi Catania, 4:27:49, Battiato e Giorgia Castorina. Arrivando sotto, con la velocità cala nella testa, in leggera progressione, senza far fatica, suona la campana, si controlla, una gestione, vedete, già più attenta e più accorta della categoria allievi. Sono ancora le due atlete di Siena, 2:07:42. E adesso arrivando, vedete come c'è il calo del gioco di squadra, ancora Battiato Castorina, senza forzare, al leggero calo si va avanti, altrimenti la gara dei 5.000 non si finisce, la gara difficilissima, la 5.000 punti, per non parlare poi della 10.000 per le categorie superiori. Ecco le due atlete della Diavoli Rossi, 427-49, sono 3, 4, 5, 6, 7, 8 e le altre si giocano il posto, chi tiene di più, chi tiene di più l'andatura, chi tiene di più la posizione, perché avanti sono in 8 e ci sono altri due posti a disposizione per la finale. Ci prova di nuovo l'atleta della vittoria a pattinaggio Torino con l'altra atleta di Biella, 205-202. Le due atlete piemontesi vanno a conquistare due punti, sono sempre 8, ci prova l'atleta dell'azzurra pattinaggio a riattaccarsi.
Fabriano, Siracusa, di nuovo la 42, Meucci, Iannarelli Meucci, 176-42, ora la 207 va a prendere la prima posizione, si tratta di Minghi, Iannarelli, Meucci, Castorina, Battiato, ma ormai queste 8 atlete sono qualificate, 3 Baseleghe, Fortitudo Fabriano, Siracusa, Tempi Roller Team. Quindi 176, siamo a meno 7. Dai, non fatti prendere, dai! Gloria Angelini, Rolling Bosica, Martin Sicuro, da dietro è stata coperta fino adesso, vediamo se la lasciano stare in prima posizione, non mi sembra che le altre atlete la lasciano rimanere al comando, è l'atleta di Siena con le due siciliane in 42-49, si sta viaggiando, sono le migliori atlete che abbiamo visto precedentemente, che stanno gestendo ora con molta tranquillità, senza forzare, si alternano nei traguardi, si dividono un po' i punti, sono rimaste in 7 nel primo gruppo, si stacca l'atleta di Martin Sicuro e ancora continua la 412 perché sono in 11 in gara, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 10 posti, la Siracusana deve provare ad agganciare Fabriano e l'azzurra pattinaggio, sono per il momento le atlete. Eccole qua, vediamole al passaggio, Castorpiato, 49-427. Che bel recupero, è ripartita la 412. Ultimo giro, vediamo, la via l'atleta di Siena, 207, Battiato, va sotto con le due atlete di Siena, 3 punti alla 207, 2 alla 4:27 Battiato. In prima posizione l'atleta del Cardano Skating, Cecilia Zanella, ora avvicendata in prima posizione dalla B-scuola della Pattinatori Spinea, in esterno l'atleta di Fabriano che vuol provare il primo traguardo, da fuori Cardano, Biscuola, Spinea, Zanella,
di Scuola Zanella 154, 4:40. Primo traguardo. Da dietro molto tranquilli, vediamo che arriva sotto. Abbiamo anche la vincitrice della gara precedente, Elisa Folli, che sta lì tranquilla a controllare con le altre atlete anche di Siena. Gara lunga, e ora è la numero 47, Martina Castorina, con Matilde Cherubini. Gabbiano 47-41, Castorina Cherubini, e ora la Folli da fuori. Folli, Folli Serafin, Serafin prima coinvolta in una brutta caduta, ci fa piacere rivederla qui in gara. E fanno già il vuoto dietro Folli e Serafin. 133-44, arriva sotto Asco Concorrezzo di Scuola con il numero 3, i Falchi, Azzurra Cecchelli. Ancora l'atleta dell'Asco con il 164, Giulia Viganò. Viganò di Scuola. Di Scuola, Viganò, 154-164. Siamo al passaggio di meno 3.000 metri, 2.000 metri già percorsi. Ci sono tra poco i primi doppiaggi e ora con l'82 va in prima posizione Noemi Libralesso dall'esterno, atleta della Menzana. 44-82, va a prendere ancora due punti. Serafin, Folli, va dietro la Cherubini, Castorina, un altro passo per le prime tre atlete, Folli, Cherubini, Castorina. Bella azione di queste tre atlete. 133-41, 44 che si riaggancia, gruppetto delle seconde 5 che cercano di coprire il buco, e ora si fa carico di ricongiungere il gruppo l'atleta della Cardano Line. E ancora Campana, ma le prime stanno gestendo con facilità l'andatura. E ora Castorina Cherubini, Folli, Castorina 47-41. Ora è ancora Castorina davanti, la Folli va a riprendere la prima posizione. Castorina, Serafin, ora l'atleta di Siracusa, la 59, Carolina Marino. Vediamo se la lasciano, hanno già molti punti, possono lasciarla avanti, e così che lo fa. Tra la Folli 59-133, primi 5, poi 4 e poi Piacenza e Azzurra pattinaggio
sono lì per vedere chi delle due va a conquistare. Di parte Serafin e Cherubini, Siena, nella prestazione la Folli giustamente non va a riprenderle. Folli, Castorina hanno già punti sufficienti, 44-41, le due compagne di squadra continuano, siamo a meno 5, ultimo chilometro, Cherubini, Serafin, Castorina, Folli, Zanella, Viganò, Biscuola, 41-44, si riagganciano anche le due atlete attardate, eccole l'aggancio dell'atleta dell'azzurra a pattinaggio Treba Seleghe, che ora si aggancia con il gruppo, e sono le due atlete senesi che continuano la loro azione alternandosi al comando. Ancora 44-41, la volata sarà importante per chi è a zero punti, perché Folli, Castorina e le due di Siena all'ultimo giro si lancia la volata. Cherubini, ed ecco le prime due di Siena all'arrivo, Folli, Biscuola, Cicchelli,